primo novembre 2015, oggi ad Antrodogo il protagonista è esattamente il marrone. Ce lo facciamo spiegare da Riccardo Querci, responsabile Conf Commercio. Oggi la castagna, o meglio il marrone antrotocano, è il principe. La festa d'autunno sta regalando questa meravigliosa giornata, neanche tanto autunnale perché si sta bene oggi ad Antrodogo. Riccardo, cosa sta succedendo oggi? Oggi questi due giorni, perché è cominciata già da ieri la manifestazione, ieri c'è stato il conferimento del premio Castagna d'Oro alla dottoressa Ambra Guacchia, che è la ricercatrice che ha lavorato sullo sviluppo del Torrimos antagonista del cinipide, e quest'anno i risultati sono visti realmente. Calcola che l'anno scorso sono stati conferiti in cooperativa circa 12 quintali di castagne di marrone antrotocano e quest'anno 2.400 quintali. Il lavoro è stato immenso, questi due giorni con questo sole, questa bellissima giornata, ieri anche, oggi tantissima gente che sta affollando la nostra cittadina e che ha risposto alla grande come sempre sa fare Antrotocano. Allora, noi abbiamo avuto due piccoli intoppi nel parlare, abbiamo cominciato dicendo castagna, ci siamo subito ripresi e ribadendo marrone. La differenza qual è innanzitutto? Allora, la differenza è che la castagna è una pianta autoctona e nel caso nostro di questo comprensorio castanicolo, i quattro comuni Micigliano, Antrotocano, Castel Sant'Angelo e Borgovelino, qui negli anni è stato fatto un inserto alla pianta cedua e con la castagna fiorentina, e tra questi due innesti è uscito fuori questo prodotto che è il marrone antrotocano, che ha una caratteristica importantissima, è differente dalla castagna perché la castagna rimane frutto intero, il marrone si distingue perché si apre, quando si sbuccia si apre in due parti, ma ha una sostanza e una come posso dire, qualità non farinacea ma molto deliziosa da mangiare e molto dolce da assaporare. Il modo migliore per gustarle qual è? È la caldarossa classica con un bel bicchiere di vino. Che quella è immancabile. Dunque, anche alcune proprietà probabilmente del frutto, ormai questo è considerato un vero prodotto del territorio. A breve, fra qualche giorno, ci sarà un conferimento di un titolo, il Deco, fra qualche giorno vedremo informati, ma le proprietà di questo frutto? Le proprietà innanzitutto è una vera e propria, come posso dire, è pieno di vitamina C, un prodotto eccezionale, un prodotto di altissima qualità, non a caso anche il prezzo è di altissima qualità proprio perché è il valore del frutto. Per quanto riguarda il discorso della Deco, nei prossimi giorni, la data adesso la dobbiamo vedere insieme all'amministrazione comunale, presenteremo questa Deco, le denominazioni comunali sul marrone antrotocano, ma non solo sul marrone antrotocano ma anche su un altro prodotto manipolato che è lo straccio antrotocano, un primo piatto da degustare, anzi quest'estate vi inviteremo alla nostra sagra, e in più ha un prodotto che è il miele dell'Alta Valle del Velino, che qui proprio con il castagno, con i fiori del castagno, viene fuori la varietà anche importante, il miele a castagno, che ha delle qualità terapeutiche per il raffreddore, importantissimo per i bambini quando hanno questi sintomi di raffreddore. Due cucchiai di miele al castagno sono una terapia importante. Qualche tempo fa mi dissero che nella provincia di Rieti i vari prodotti enogastronomici possono coprire un intero menù, un intero pranzo o cena che sia, dall'antipasto al dolce. Ce la confermi questa teoria? Sì, con il marrone antrotocano, lavorando nelle sue fasi, diciamo che praticamente si può preparare dall'antipasto fino al dessert. Non a caso qualche anno fa in Camera di Commercio, la Camera di Commercio realizzò un opuscolo in italiano e in inglese dove ci stanno tutte le ricette che si possono preparare proprio dall'antipasto fino al dolce, passando per i primi piatti e per i secondi. Noi qui negli anni un nostro compaesano, un cuoco, che oggi purtroppo non c'è più, è riuscito a elaborare una ricetta con il baccalà, il pesce dei poveri, insieme al marrone antrotocano, ed è un piatto eccezionale.
continuiamo la nostra passeggiata per Antrodogo incontrando tanti amici, uno fra tutti Paolo Anthony Fleming, vice sindaco di Antrodogo, nonché assessore alla cultura. Si è appena conclusa la presentazione del libro, ce ne parlerai fra pochissimo, però oggi una bellissima giornata dal punto di vista meteorologico assolutamente, ma anche Antrodogo invasa da tanta gente, si sente un odore di castagne, di calda arroste qua piano piano che sta arrivando. Paolo, oggi Antrodogo vive. Sì, oggi Antrodogo protagonista con il Marrone Antrodogano grazie alla Proloco, al suo progetto che ha realizzato, che ci ha dato la possibilità di fare eventi legati oltre al prodotto, alla consegna dei nostri premi prestigiosi, che è quello della Castagna d'Oro e il premio Città di Antrodogo. Come abbiamo visto già, Castagna d'Oro è stata consegnata ad Ambra Quacchia, la decima edizione credo sia uno dei premi più sinceri che abbiamo consegnato negli ultimi 10 anni, non me ne vogliano quelli precedenti, ma questo in Ambra Quacchia, che ha lavorato contro il cinipide, quindi quell'insetto diciamo che ci ha reso la produzione quasi a zero. E poi il premio Città di Antrodogo, la Misericordia, un'associazione che ha lavorato sul territorio anni ad anni dal 2000, quindi ha saputo ben strutturarsi e fare diversi eventi di promozione, oltre che sociale anche culturale, come ieri abbiamo avuto il teatro della Misericordia, della Compagnia della Misericordia. Quindi diciamo una 2 giorni ricca di eventi. E non per ultimo quello della presentazione del libro di Wanda Colangeli, Mi voglio raccontare. Un libro ricco di profondo e ricco di identità. Identità quindi parla proprio del territorio, di come viveva nei suoi anni 60, 70 qui ad Antrodogo. Quindi ecco, un legame che non abbiamo potuto diciamo sciogliere. Ecco, l'abbiamo invitata appunto a questa manifestazione per presentarci il suo libro. Ti fermo un attimo, torneremo subito da te. Wanda Colangeli è qui. Wanda, questa storia che hai raccontato in questo libro, se Daniele ce lo può inquadrare nel frattempo, quindi un legame molto profondo fra te e la città di Antrodogo e il territorio. Il territorio di Antrodogo sono le mie radici, io qui ci sono nata, ho i miei fratelli, ho i miei genitori. Sono legata, io ritorno tutte le domeniche, mi sono sposata a... Adesso dove vivi, Wanda? Adesso vivo a Roma, a un ristorante, si chiama Marios. È diverso il clima di Roma da quello di Antrodogo, anche se Trastevere, sì, è vero, è una piccola oasi che potrebbe quasi essere un paese, però Antrodogo rimane sempre tale. Antrodogo è Antrodogo, Antrodogo è bellissimo. Senti, com'è cambiata la vita di Antrodogo nel corso degli anni, tu quindi che l'hai vissuta dall'inizio? Un po' è cambiata, però diciamo così, ci vogliamo sempre bene, ho detto le radici sono sempre quelle. Cosa ti manca di più di Antrodogo quando sei a Trastevere? Mi manca la passeggiata, mi mancano i saluti degli amici, mi mancano gli affetti di miei fratelli, di mia madre che ce l'ho lontano purtroppo. E diciamo così, mi manca un po' di cose di Antrodogo. E qual è stata la molla che ti ha spinto a scrivere, a mettere su carta le tue emozioni su Antrodogo? È una cosa molto forte per me, molto ripensata e risentita, però alla fine l'ho dovuto fare perché pensavo di scaricarmi di un qualcosa che mi pesava molto dentro. È stato un divorzio con mio marito e sono tante cose che adesso non mi va neanche di dire. Meglio brutti, ma sono ricordi che porti appresso. Purtroppo i ricordi non si vedono, non si sentono, ma non si cancellano mai. Però non sarebbero ricordi. Torniamo da Paolo. Antrodogo non vive ovviamente solo in questi 2 giorni, non vive solamente nei Maroni, ha tantissime qualità, tantissime grandi tradizioni. Territorio primo su tutti, l'ambiente è quello che ci sta circondando. Sì, l'ambiente è quello che abbiamo difeso e quello che difendiamo anche con i nostri giovani. Abbiamo organizzato una fattoria didattica insieme alle associazioni CAI, Apicoltori, Cooperativa Velinia, grazie anche al contributo del dirigente scolastico Bussi, che abbiamo, con la quale abbiamo coinvolto oltre 400 alunni. Siamo entrati nelle scuole proprio per dare un attimo più di sinergia tra giovani e territorio, tra giovani e ambiente, tra giovani e tradizioni, tra giovani e colture, cioè cosa coltivavano i loro nonni, come si viveva la campagna, come si viveva l'ambiente qui ad Antrodogo. Ecco, questo se lo facciamo conoscere ai nostri ragazzi, in futuro avranno più rispetto di dove abitano. Come hanno risposto i ragazzi a questa iniziativa? Come li hai visti? I ragazzi entusiasti prima di tutto e poi partecipativi, quindi facevano domande, erano curiosi, sia all'interno delle scuole abbiamo organizzato questa cosa e andremo anche sul campo, quindi faremo una passeggiata il 6 con la Proloco nei Castagneti, poi a dicembre andremo nel frantoio per vedere come si simulava una volta l'oliva.
e poi successivamente a maggio con le cassette delle api proprio per vedere le alveari, ecco, come si produce il miele, che è un prodotto con l'associazione, riconosciuto con l'associazione apicoltori dell'Alto Lazio, Rinaldo Amorosi. Prossimi appuntamenti per Antrodogo, a brevissimo, fra pochissimi giorni, quindi il conferimento del marchio Deco, abbiamo detto, al marrone antrodogano. Cosa cambierà da quel momento? Ecco, il Deco è un'opportunità che la Prologo ha saputo ben promuovere. Quindi oltre ai prodotti gastronomici ci sono anche quelle strutture culturali storiche che abbiamo, come Santa Maria Extramenia, monumento nazionale. Quindi ecco, abbiamo allargato un po' lo spettro, abbiamo 3-4 cose da inserire, quindi oltre agli stracci antrodogani, il marrone antrodogano, anche Santa Maria Extramenia, quindi sono le nostre tre eccellenze che porteremo avanti con il cuore. Banda, io ho visto qua ti bacia, la gente passa, ti abbraccia, sai, un'istituzione qua Antrodogo. Tutti mi vogliono bene. Senti, non capisco perché, ma forse me lo meriterò. Il nostro vice sindaco ci ha accennato ad alcune peculiarità del territorio di Antrodogo, ma a Roma per esempio il fatto dei bambini che vanno a vedere le api, che vanno ma non esiste. Ma no, i bambini a Roma dicono: ma il miele da dove viene? Dai barattoli, dal supermercato. Non possono mai capire l'originalità di queste cose, perché noi qui anche da piccolini l'abbiamo vissuto. L'abbiamo viste, i miei genitori ce l'avevano nella campagna, le cassette con le api, visto di fare il miele e che mettevano a sciogliere queste caselle per poter ricavare il miele da sotto, diciamo, è tutta un'altra cosa. È già pronto un altro libro, Wanda? Si vive. Sì, veramente me l'hanno chiesto, siccome io faccio la cuoca da 46 anni, diciamo, e mi hanno chiesto di fare un libro di ricette e prossimamente antrodogane magari. Anche e soprattutto prossimamente lo farò. E siamo al punto, quello forse più importante per chi sta in attesa dall'altra parte della transenna della barricata, con Antonio e Davide. Davide l'hanno messo ai lavori, perché lavori sta forzati. Girando, ai lavori forzati, ci dice, sta girando questa macchina, non so, un bussolone con dentro i marroni di Antrodogo che state facendo le calde arroste. Questa è una macchina, chiamiamola, che avete fatto voi? Sì, l'abbiamo inventata gli ultimi giorni, così. Funziona, assolutamente, testata. Sembra che funziona perché le castagne vengono cotte tutte allo stesso modo. Quante ce ne entrano dentro per sta poca, occhio e croce? Sui 25-30 kg. Intorno ai 30 kg a botta, quanto devono rimanere in cottura? All'incirca una quindicina di minuti. Poi escono, in quale modo? C'è uno sportello per caricare, uno sportello per scaricare su una cassetta. E poi le sporzioniamo, le mettiamo nei sacchetti. Perché c'è tanta gente per le persone che sono in attesa, che sta in coda, che devono sta avere un po' di pazienza. Avere un po' di pazienza, ci siamo anche noi che stiamo rallentando un po' le operazioni. Intanto che Davide continua a girare con Antonio, invece, dunque, voi fate parte della Prologo di Antrodogo. Oggi attivisti, è una magnifica giornata in tutti i sensi. Tantissima gente. Fortunatamente sì, il tempo ci ha assistito, siamo tantissimi ragazzi. Un grazie particolare. Scusa, ti interrompo subito, Antonio. Prego. Perché tu hai detto siamo tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, e non è tanto facile trovare una Prologo un'età così bassa. È vero, sono più di qualche anno che siamo riusciti a riprendere in mano questo discorso con la Prologo, prima con Massimo Marinelli, poi con Claudio Accili e adesso con Attilio Di Giambenedetto. Quindi siamo riusciti a tenere questo gruppo di persone unite, dove diciamo la storia, come Roberto Abbandonato ed altri, diciamo, dei più storici, si sono uniti a noi ragazzi, diciamo 30-40 anni, anche se ci sono persone un po' più piccole, di 20 anni. Le nuove leve devono crescere. Insomma, la Prologo andrà avanti. Come senti, quanti marroni avete intanto preparato da questa mattina? Quante che state qua? Guarda, per le caldarroste credo 6 quintali. 6 quintali soltanto per le caldarroste. Più ovviamente quelle, la vendita. Esatto, come ha reagito la gente quando date i cartoccetti? Guarda, è stato una cosa spettacolare, è andata benissimo, basta vedere insomma l'attesa. Se Daniele si gira, adesso andiamo a curiosare lì fra le persone sentire un po'. Vedere l'attesa delle persone che ci hanno, sin da ieri che è iniziata la sagra e è proseguita anche oggi, quindi hanno reagito benissimo a questa nostra iniziativa che ormai dura da 24 anni, credo, se non erro. I
marroni sono tanti e buoni, la gente è tanta, il cielo è bello. Questa è la frase che mi ha detto Attilio, presidente della Prologo, proprio in questo momento prima di iniziare l'intervista. Tutto confermato. Finalmente c'è la festa e tutti quanti che stanno con il sorriso sulle labbra, perché questo gradito ritorno del marrone antrodocano, di queste due bellissime giornate che abbiamo organizzato con tanta fatica, però che siamo arrivati quasi al termine. E non finisce qui, perché fra pochi giorni ci saranno, abbiamo già parlato, il conferimento del marchio Deco, ma ne parleremo in quel momento. Ieri invece c'è stato un grande momento, molto importante, il conferimento di due premi. Allora, ieri abbiamo fatto una premiazione particolare alla dottoressa Ambra Quacchia, gli abbiamo consegnato la Castagna d'Oro, un premio strameritato, condiviso da tutti gli antrodocani, da tutta la cittadinanza e da tutte le associazioni. Finalmente quest'anno, dopo 3 anni di mancata produzione, lo dicevamo anche nella presentazione, è tornata a splendere la luce, sono tornati i marroni antrodocani sul nostro territorio, e grazie all'opera di queste persone, tra cui la dottoressa Quacchia, che è una ricercatrice universitaria di Torino, che ha messo in campo tutte le sue capacità e ha cercato di adattare il Torimus per la lotta al cinipide, e diciamo che ci è riuscita. Lei ha detto che è in parte merito del clima, che quest'anno è stato favorevolissimo, in parte è merito dell'operato dell'uomo, dei ricercatori, soprattutto della dottoressa. E poi c'è stato un secondo premio che è stata la consegna del riconoscimento Città di Antrodoco, un momento molto commovente. Ci sono state lette delle lettere indirizzate al fondatore Pierangelo Fidanza, molto commoventi, una persona che ha strameritato anche lui questa consegna, questo premio, questo titolo, perché è una persona antrodocana che si è messa a disposizione di tutta la cittadinanza da subito. Oggi ci sono state anche altre manifestazioni collaterali per la festa, dei percorsi, degli itinerari, avere portato tanta gente a scoprire il territorio intorno ad Antrodoco. Questa mattina ci siamo visti e riuniti alle 8 e c'erano almeno 300 persone tra mountain bike e CAI. Ancora non mi hanno raccontato quello che hanno visto. Sono tornati? Sì. Sono tornati, okay. Sono tornati contenti, affamati, e comunque dicono, fare il percorso dei nostri castagneti è una cosa bellissima. Cioè, almeno quest'anno, dopo che è tornato il marrone antrodocano, sicuramente è una cosa molto suggestiva. Il territorio circostante, qui Antrodoco, lo hanno definito in tantissime maniere, però ne parlavamo prima con uno dei due ragazzi della Prologo, è unico il territorio di Antrodoco, non lo puoi descrivere, non lo puoi aggettivare, proprio perché Antrodoco è solo Antrodoco. Ma poi Antrodoco, noi abbiamo molte manifestazioni, abbiamo molti prodotti tipici. Però il marrone antrodocano è un prodotto che nasce dalla nostra terra, cioè è un prodotto che ci dà madre natura, quindi non è che noi l'abbiamo dovuto assemblare, nasce da solo, è il prodotto del nostro territorio, quindi è una festa particolare. Qui c'è il vin brûlé, particolare questa cosa. Eh sì, è una ricetta del nord che usavano gli alpini, insomma, quando andavano in montagna. Piega, ce la vai, cosa c'è? Praticamente noi abbiamo messo 30 litri di vino, 6 kg di zucchero, 28 arance per rendere il sapore un po' più dolce, insomma, e poi alcune spezie tipo la cannella, i chiodi di garofano e infine la noce moscata. Una bella bombetta, insomma. Eh sì, soprattutto io mentre sto cuocendo. Non li facciamo passare all'antidoping, chi lo beve? No, fermiamo le pattuglie quando arrivano via. Senti, cosa dice la gente? Ha apprezzato questa sfumatura di vino? Sì, ne abbiamo venduto molto. Sono stati molto contenti, ci hanno fatto un sacco di complimenti per come è venuto. Io è la prima volta che lo faccio, ma con il loro aiuto è venuta un'ottima cosa. E ci avviamo verso la conclusione di queste due magnifiche giornate in compagnia del sindaco Sandro Grassi. Antrodoco oggi ha vissuto, anche ieri, due giornate intense piene di gente e di marroni. Sì, sono d'accordo, due giornate bellissime, due giornate importanti.
Veramente debbo, a nome di tutta l'amministrazione, ringraziare i ragazzi della Prologo che sono stati encomiabili. Ieri abbiamo fatto una giornata veramente significativa, abbiamo consegnato questo premio, decimo premio della Castagna d'Oro, e per la prima volta veramente abbiamo registrato una unanimità sulla scelta proprio di... Abbiamo premiato questa dottoressa Ambra Quacchia, che è quindi una scelta veramente azzeccata, come si suol dire, e grazie al loro sapere, ai loro studi, se veramente quest'anno la produzione è tornata ai massimi livelli. Noi siamo contenti di questo, il nostro territorio vive anche di questo, quindi veramente sono soddisfatto, due bellissime giornate e mi auguro che quest'altro anno si possa replicare. Assolutamente, ma Antrodogo non si ferma qua, fra pochissimi giorni il conferimento del marchio Deco finalmente al prodotto e poi soprattutto l'amministrazione è sempre attiva, sappiamo di tante iniziative, qualche tempo fa l'inaugurazione del museo. Antrodogo vive, vive, vive. Sì, 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 noi ci andiamo da fare, abbiamo avuto anche un'estate intensa con il Castaldato, tutta una serie di iniziative. Il 5 di dicembre, mi deve essere confermata la data, dovremmo anche conferire la cittadinanza onoraria all'onorevole sottosegretario Domenico Rossi della Difesa. Quindi quest'oggi anche mi hanno comunicato che ci sarà un'iniziativa con i bersaglieri, quindi cerchiamo... Come dire, questi territori che non hanno lavoro, non hanno tante risorse, non ci sono soldi per le amministrazioni, però con piccole risorse e con l'aiuto delle associazioni, che le ringrazio veramente tutte, prima ho citato la Prologo, vorrei citare i Tamburi che stanno allietando questi due giorni, la Misericordia, ieri sera c'è stata una bellissima manifestazione, veramente anche molto bella e professionale, che noi dovremmo, come dire, esportare fuori, perché veramente ci sono dei talenti veramente bravi e abbiamo una bellissima realtà, sono soddisfatto. E soprattutto un piccolo gioiellino, Antrodogo, neanche tanto piccolo perché territorialmente insomma anche abbastanza vasto, conferito della denominazione di centro commerciale naturale qualche tempo fa, sì. Continua in questo processo perché la gente viene qua e gode veramente, oltre che del panorama, di un'accoglienza penso unica. Sì, veramente, non ci possiamo veramente lamentare dal nostro paese. A volte i nostri cittadini giustamente si lamentano per qualche buca o qualche piccola manutenzione da fare, però viviamo veramente, per noi i comuni, un momento veramente difficile, non ci sono soldi, non ci sono risorse e cerchiamo di fare quello che possiamo fare. Poi certo, tutto si può migliorare, tutto è perfettibile, però sono contento così, andiamo avanti.